Lato, scusate, spostandoci invece dal lato degli utilizzatori, che è quello delle web radio, no? Anche lì le web radio che si lamentano. L'ultima cosa a cui ho partecipato, un'intervista relativa al famoso accordo tra SIAE e Soundreef, che secondo me è stato appunto sopravvalutato come impatto. Adesso bisogna ancora vedere. Tra l'altro avevano annunciato che ci sarebbe stata una seconda fase, ma non si è ancora, credo non si è ancora vista. Però anche lì le web radio che vogliono utilizzare brani senza dover chiedere permesso a una o due o tre collecting society non hanno tante alternative, però cioè, l'alternativa c'è: passare musica che sia sotto licenza open, che sia sotto licenza Creative Commons. Certo, se io però voglio gli artisti più importanti e più interessanti dal punto di vista commerciale, perché la mia radio così dopo ha più seguito, perché io passo dalla musica più in, beh, certo, lo capisco, però anche lì la coperta è corta delle due l'una. Se io voglio avere brani di, facciamo il classico esempio, Gigi D'Alessio o Fedez, i due grandi nomi che sono passati a Soundreef, ahimè, non è che se sono passati a Soundreef allora sono diventati liberi. Se sono passati a Soundreef, purtroppo io non so, cioè sì, magari pago qualcosa meno perché loro di là hanno un trattamento diverso, però devo comunque chiedere il permesso all'altro ente che ne gestisce i diritti. Creandosi quel paradosso per cui prima avevo un unico ente a cui dovevo chiedere il permesso e adesso invece ne ho due e magari potrei averne tre, perché che ne sai, l'anno prossimo si crea, invece che una Soundreef Lea, si crea una terza entità. E da un lato è un bene, perché vuol dire che c'è pluralismo e c'è libertà ed è caduto davvero il monopolio. E dall'altro lato, dal punto di vista degli utilizzatori, è un problema, perché devo iniziare a fare una cernita di passare solo i brani di una, diciamo, gestiti da un'unica colletti, oppure se li voglio tutti devo pagare più licenze, più abbonamenti, passatemi il termine, ai vari repertori delle collecting society. Il fatto che loro si siano accordate non era tanto nell'interesse, era chiaro, se due enti si accordano, secondo voi lo fanno nell'interesse degli utilizzatori? È un po' ingenuo pensarlo, lo fanno per cercare di appianare le loro divergenze e cercare di gestire i diritti tra loro in modo un po' più armonioso, invece di continuare a farsi cause e non riconoscersi l'un l'altro. Quindi lo vedremo più avanti se questo accordo ha portato un vantaggio per gli utilizzatori. Ora come ora, in effetti, no. In effetti, adesso crea quel problema per cui, essendosi accordate, dobbiamo. Cioè, finché non c'è un intervento da sopra, dal legislatore, che dice no, però ci vuole un unico ente che dia licenza agli utilizzatori, che è una proposta che io dico da anni, ma anche Riccio la dice da tempo, non so se è arrivato, però dopo possiamo chiederlo a lui, ci vuole probabilmente come dire, uno strato in più, cioè una sorta di agenzia pubblica che si faccia, interfaccia lei con gli utilizzatori, per evitare che diventino, enti come SIAE o in questo caso anche Soundreef poi abusino un po' della loro posizione e vadano in giro a fare gli sceriffi, quello che purtroppo ha fatto SIAE per un po' di anni, no? Come Scusami, una ma sorta una di garante. sorta, sì, boh, un'agenzia pubblica, un garante, qualcuno che si fa. Ma garante è solamente uno che controlla, secondo me è un'agenzia che si faccia sostanzialmente. Scorporare da SIAE la parte della gestione del rapporto con gli utenti, cioè le sedi mandatarie, i vari ispettori che vanno in giro, quel lavoro lì lo deve fare un ente che è sotto un controllo pubblico e deve farlo in una maniera il più trasparente possibile, perché quello che si è visto negli ultimi anni, basta vedere gli articoli del collega Scorza che insomma hanno messo in luce un po' di storture del sistema, non da poco. Non è più tollerabile. Il problema è che se, cioè, non si risolve quel problema lì semplicemente aprendo il monopolio, perché se entrano altri soggetti si ripone lo stesso problema, cioè altri soggetti che entrano in gioco poi comunque quando devono andare le varie Soundreef o altri, un altro secondo Soundreef o terzo Soundreef che arriverà, quando si tratta di andare nelle discoteche, nei bar a chiedere moneta, a dire ok, quanti brani avete passato di Fedez, comunque poi hanno bisogno di un ispettore, qualcuno che abbia un potere anche appunto di sanzionare e di verificare. E quindi secondo me adesso l'unica soluzione è appunto scorporare queste due anime di SIAE. SIAE da un lato deve essere una società che fa
si fa i suoi interessi, e da un lato è giusto che sia, e sopra ci deve essere l'ente pubblico invece che si occupa per tutti gli altri con delle regole chiare e trasparenti dell'attività di controllo e di raccolta dei proventi, e poi li divide ai vari enti. Così invece, se li spingiamo semplicemente a farsi accordi tra di loro, sì, la deriva pericolosa è quella che poi, invece di essere un vantaggio per gli utilizzatori, un abbassamento dei prezzi, c'è un aumento. Cioè l'abbattimento dei monopoli dovrebbe portare un abbassamento delle tariffe, no? L'abbiamo visto con la liberalizzazione di alcuni servizi tipo il telefono. In realtà le liberalizzazioni in Italia, quelle degli anni 80-90, non è che siano state sto gran successone, però una era quella delle liberalizzazioni della telefonia mobile, e infatti se vedete ormai abbiamo 30 giga in omaggio, no? Cosa che solamente 2 anni fa era impensabile avere 30 giga in omaggio al mese. Adesso perché? Perché il libero mercato fa sì che i produttori, cioè gli operatori del mercato, di quel mercato, cerchino il più possibile di farsi la gara a offrire servizi migliori, e quindi c'è un vantaggio per l'utenza, per gli utilizzatori. Nel caso di SIAE, non è che, cioè nel caso delle collecting society italiane, non è che ci sia stato ancora questo impatto. Uno, perché come già detto chi mi ha introdotto, è ancora presto, perché ci vuole tempo perché le leggi vengano davvero mandate a regime, le direttive, le leggi vadano a regime. E anche perché passare l'abbattimento del monopolio si ha quando entrano in gioco poi tanti soggetti. Se sono solamente due, non c'è da, cioè, se siamo passati da un monopolio a un duopolio, è ovvio, però meglio due che uno, ecco. Questo, secondo me è presto adesso per trarre conclusioni, però allo stesso tempo suggerisco di non trarre conclusioni neanche, non solo affrettate, ma anche, diciamo, non motivate, perché appunto il panico che si era diffuso un mesetto fa sulla storia dell'accordo SIAE e Sandrif, io davvero non l'ho compreso. Però ripeto, adesso su questo argomento c'è l'altro collega che si deve esprimere, però già prima di questo accordo, se passavi dei brani di Soundreef dovevi chiedere autorizzazione. E quindi davvero non capisco come mai ci si sia accorti adesso. Certo, perché firmato l'accordo la notizia è circolata con una certa visibilità, allora tutti i gestori di web radio si sono accorti di un problema, ma il problema c'era già prima. Cioè, quindi non è che non c'era prima il problema, erano loro che non si erano accorti. E lì è un po' diciamo una patologia del sistema, ecco. Simone, Sì, direi che ho finito. ti interromperei infatti, Ok, scusa. grazie. E,